bisognosi ha voluto colpir. Questo regalo ci ha fatto il governo, i bisognosi ha voluto colpir. Tutti uniti, uniti sul posto, con la speranza di prendere lavoro, noi vinceremo con questo decoro. La CGIL ci ha detto così, noi vinceremo con questo decoro. La CGIL ci ha detto così. Hanno ammazzato Luigi Trastulli, lavoratore giovane e forte, nel fior degli anni ha trovato la morte, ma non è morto il grande idea. Attraverso la voce di Giovanna, allora innanzitutto questo documentario un po' nasce dall'incontro con Giovanna, che avevo contattato per un altro film, poi quando l'ho sentita, diciamo, raccontare, sono rimasta affascinata, perché sarei rimasta a sentirla parlare veramente per giorni. Quindi le ho chiesto se potevo fare un film su di lei, ma io sono andata da lei, che sapevo quello che stava la maggior parte delle persone della mia generazione. Io sono del 76, quindi il disco su De Gregori, qualcosa di musica popolare, ma veramente tanti stereotipi. Quindi quando sono andata lì e le ho chiesto questa cosa, lei mi ha detto sì, ma dice, ma che facciamo con questo film? E io le ho detto questo, e lei mi ha detto no, ma io sono una musicista. Quindi sono tornata a casa con la coda tra le gambe e ho cominciato ad ascoltare tantissimo, e questo film è solo una piccola parte del lavoro di Giovanna Marini, che è veramente incredibile, sterminato appunto come musicista contemporanea. E è un po' anche la storia di come piano piano sono entrata io e come si può entrare un po' nel mondo di questa musica. Tanto io voglio fare i complimenti alla regista, il documentario è meraviglioso, è un grande documentario, e io oggi ho ricevuto un dono straordinario, perché ho potuto riattraversare momenti della mia vita grazie a questo documentario. Sicuramente Giovanna è una musicista straordinaria, grandissima, ma non solo. Giovanna è una delle personalità del nostro secondo dopoguerra più deflagranti. Seguendo Giovanna uno può seguire una storia del nostro paese che non è la storia ufficiale, attraverso le sue passioni, i suoi incontri, che poi lei fa precipitare nel suo essere una grandiosa musicista. Io penso che Giovanna sia uno dei tesori dell'arte vivente italiana, perché non esiste qualcuno che si è mosso come Giovanna Marini, non ci sono paragoni possibili, è una cosa che non sta contenuta in una sola definizione. Quindi direi per paradosso che lei è molto ingenerosa con sé se dice sono una musicista fine. Lei può dire sono una grandissima musicista, ma c'è molto altro, perché I treni per Reggio Calabria è per me, scusatemi, io sono cresciuto in questa cultura, è come una sorta di Iliade delle lotte del movimento operaio. È un epos narrativo, non è solo un evento musicale, è un intero epos di quelle che gli etnomusicologi chiamavano classi subalterne. Ricordo ancora le parole della prefazione al disco Bella Ciao di Franco Fortini, che parlava di una cultura in risposta. Non so se Giovanna io ricordo bene, ma a Spoleto, quando qualcuno della fascistaglia presente cercò di venire sul palco, tu brandisti la tua chitarra per sfasciargliela in testa, se fosse stata la bisogna. Grazie mamma, grazie mille. Io ti ringrazio molto, sei sopra le righe, ma va benissimo. Solo che
sì, non sono totalmente come, insomma, io studiavo la musica e quindi sono arrivata, come dire, in dialogare quest'orto alla verità poi di quello che è il canto di tradizione orale. Ci sono arrivata solo perché mi innamoravo della musica, mi innamoravo anche del suono delle parole dentro la musica, del suono delle voci. Poi piano piano uno si allarga, si innamora delle facce di quelli che cantano e diventa tutto un mondo trasferito in una nuvola che ti accompagna nella tua cultura personale, quella che tu porti nella testa tua. Quindi non ho più il riscontro con la realtà, per cui continuo a avere queste immagini bellissime, come l'alla, la vecchietta di Giulianello, che ogni anno ha un anno di più e sembra averne 100 di più ogni volta, e ci racconta sempre più cose e sembra animata, perché forse tutto questo che tu adesso hai detto e che pervade piano piano anche i giovani, e li sento perché vengono a scuola, tu sicuramente anche li incontri, e piano piano avessero trovato un punto di congiungimento con questi anziani che ci frequentano, che incontriamo, e che si creasse finalmente un nuovo filone di conduzione della memoria che va sopra quelli che l'hanno coltivato fino adesso. È una nuova memoria che si costruisce di questa gente che scopre che si deve avere memoria, e questa è la cosa che mi colpisce e che mi piace. E quindi tu ed io passiamo anche noi in questo filo di memoria nuova che supera barriere, supera, non so, è un filo di memoria che ci accompagna da anni e che seguiterà, e questo mi convince, perché è quel filo di memoria che fa sì che la gente, che ci sia la Meloni o che ci sia Draghi o che ci sia, non importa, la gente continua a scegliere di ricordare quello che le è entrato dentro, le è passato per la testa durante i fatti che accadono. E questo è un filone di memoria che è misterioso, è nascosto, ma esiste e si palesa. Si palesa nelle manifestazioni, attraverso gli slogan che la gente dice o i canti. E quindi questo a me pare una cosa molto bella, molto importante, che riposa proprio fra la gente. Valentino Paparelli, Valentino, tutto questo l'aveva capito molto tempo fa. E Valentino parlava in questo modo e ci contattava, inseguiva Lucilla, inseguiva me, proprio perché cercava persone che portassero avanti questa memoria nascosta, che sta tra le pieghe, sta tra i fili, tra la gente, tra i vestiti, tra le parole mezzo pronunciate durante le manifestazioni, i bisbigli, le cose. E lui questo inseguiva anche lui, aveva capito benissimo di questa terza memoria che è la memoria nostra, del popolo, insomma. E sono contenta che siamo qui e voglio ricordare Valentino Paparelli perché ha avuto questa merito. Io vorrei solo fare un auspicio che questo documentario girasse in tutte le scuole italiane. Questo per me, penso che queste cose servono proprio per quel filo della memoria di cui tu parli.